Ciao a tutti! Oggi sono qua con questo sfondo bicolor che permane da quando ho visto il video di Gloria Fair per fare un get ready with me in cui vi mostro sia un botto di prodotti nuovi che dovevo farvi vedere ma non sapevo bene come fare a farli stare tutti in un video. Ho deciso di appunto fare un get ready with me, alcune nuove trucco spugne di Neve Cosmetics, e quindi nel video vedrete cosa ne penso, l'applicazione eccetera. E anche tanti prodotti dal sito Banggood, dal sito Purederm Italia, e Smashbox e altri prodotti Neve Cosmetics. Insomma, ce n'è veramente per tutti i gusti. E nel frattempo anche ne ho approfittato per darvi un update di cosa sta succedendo nella mia vita, cioè nel senso di una serie di cose tutte puramente tranquille, cioè solo un aggiornamento per voi di quello che sta capitando, e in più anche proprio più specifico su quello che affronterò ancora per curarmi, diciamo, dopo quello che è successo. Spero che vi piaccia, che non vi annoi, e il trucco che ho creato è questo, mi piace molto, devo dire. E niente, io vi lascio il video. Oggi voglio partire dagli occhi perché voglio dare una svolta inaspettata alla mia vita, perché non lo faccio mai, credo di aver fatto questa cosa 3 volte nella vita, però non lo so, non so ancora cosa voglio fare sugli occhi, quindi meglio partire da lì e poi vediamo come si evolve la situa. Allora, per gli occhi oggi ho fatto già un casino. Per gli occhi oggi ho la Smoky Eyes di Christian Faye, vabbè, questa, nella tonalità brown, ed è uno dei prodotti che ho preso sul sito di Purederm Italia. E la palettina è così, questi qua sono i colori e questi qua sono tipo il modo di applicarli, gli step per applicarli. È di quelle in cartone con lo specchio. Adesso voglio vedere un po' i colori che ci sono qua, ma ci sono anche altre palette che volevo provare oggi, quindi innanzitutto su Purederm ho preso questa, poi ho preso delle ciglia finte che magari applico alla fine, quindi le vedrete, e poi ho preso questi cosi che sono praticamente dei pastelli per capelli, cioè nel senso sono tipo dei colori per capelli ma in polvere che voi li passate e vi lasciano le ciocche colorate. In realtà non volevo farlo adesso perché ho i capelli troppo corti, cioè l'ho preso nella speranza che mi crescano per riuscire a vedere poi come mi starebbero magari con questo colore. Ho preso anche un azzurro con magari un effetto graduale, degradé, non lo so, però devo dire che, cioè, l'ho provato, lo ammetto, prima di lavarmi i capelli ho provato una ciocca, sono super pigmentati questi cosi e quindi in realtà penso si vedano anche sui capelli neri. Comunque, invece, come palette stavo dicendo che ho questa qua da provare, però ho anche le cover shot di Smashbox, che sono queste qua. Io possiedo già questa qua e ve l'ho fatta vedere in un try on haul che me l'aveva regalata Vito, quindi di sicuro non uso questa e userò una delle altre due, ma non so ancora bene quale. Invece per i pennelli userò quelli di un set che ho preso su Banggood che si chiama Mange come set, e sono tutti così, rose gold e crema, io li trovo stupendi. Il set è da 15 pezzi comunque, quindi ci sono tutti i pennelli che potrebbero servirmi, quindi penso userò solo questi. Su Banggood ho anche preso questo portapennelli super comodo per portare in giro appunto, soprattutto magari quelli per occhi perché sono piccolini, e veramente lo desideravo da un sacco di tempo e lì ce l'hanno. E anche un porta rossetti da 24 posti in cui ci ho messo tutti quelli di Mulac, così almeno ce li ho tutti belli organizzati, li vedo da sopra così so che colori sono. E dopo questa premessa infinita trovate tutti i link Purederm e anche Banggood nell'info box, così almeno ve li potete andare a vedere con calma. Io comunque adesso procedo. E ho già fatto sopracciglia, ho messo un illuminante, non è vero, ho messo un primer, non un illuminante, e voglio andare comunque a fissare ancora un pochino con il bianco di questa palettina. Diamo una base all'occhio e inizio anche a chiacchierare davvero, oltre che a farvi vedere quello che uso. Comunque questo pennello mi piace. E devo dire che io non sono una patita dei get ready with me miei, cioè nel senso mi piace guardare quelli degli altri, però io non sono una persona molto loquace in certi casi, quindi non so come verrà fuori questo video. Però in realtà volevo anche
Avrebbe avuto un senso se io avessi aperto queste belle palette prima del video, invece non lo sto facendo ora. Volevo un attimino farvi, non so, un recap della mia vita finora. Ci aggiorniamo un attimo e anche voi poi mi potete aggiornare nei commenti, perché sono successe un paio di cose e quindi vorrei parlarvene e intanto farvi vedere anche la miriade di cose che volevo farvi vedere. Dunque, non so se usare quindi la Soft Light o la Metallic Eye. In realtà penso che questa andrà bene, quindi uso la Soft Light. Prendo questo colore qui. Comunque, prima di tutto volevo aggiornarvi sulla cosa, direi, più banale e più ovvia in questo momento, ovvero che ho cambiato il nome del canale, perché come vedete il canale non si chiama più con il mio nome e cognome, ma si chiama GaiaCuteXX, che per chi non mi seguisse su Instagram è il mio nome di Instagram. La ragione per cui ho deciso di fare questo cambio in realtà era perché, non lo so, era una mia questione di tranquillità di non avere il mio nome per intero su YouTube. Era semplicemente perché, dato che lavoro anche, allora, non lo so, preferivo che insomma non venisse fuori come prima cosa il mio nome su YouTube. Mentre magari qualcuno mi cercava su Google. Poi in realtà so che non cambia niente, perché ormai i dati sono registrati, cioè se si cerca Gaia Masera su Google viene fuori il canale, cioè lo so. Però era proprio solamente una mia questione proprio di benessere personale, quindi ho deciso di farlo. Ho fatto anche il sondaggione su Instagram per chiedervi cosa ne pensaste di questa scelta. In realtà la vostra risposta è stata molto positiva, quindi ho deciso di farlo, e in questo modo penso sia anche più comodo perché il rimando YouTube Instagram è più facile per tutti. Okay, ho abbassato un po' l'inquadratura perché sennò si vedeva la linea di separazione dei due cartoncini e mi dava molto fastidio. Comunque, a parte questo disturbo OCD, vado avanti a sfumare il colore nella piega. Davvero, sto pennello mi sta piacendo un sacco. Ho fatto bene a iniziare dagli occhi perché un pochino di fallout questi ombretti ce l'hanno. Comunque, adesso intensifico leggermente con il marrone, anche questo è un po' shimmer, però ho solo shimmer praticamente di questa palette. Questo è proprio un po' più glitterato, più che shimmer, quindi I don't know. Ma in realtà battendo via l'eccesso vanno via tutti i glitter, quindi boh. Quindi appunto questa è stata la ragione che sta alla base del mio cambio di nome qua su YouTube, e spero che insomma questa cosa non vi abbia provocato nessun disturbo. Non credo, comunque, perché non penso che la vostra vita dipenda da questo. Invece volevo poi parlarvi di un'altra questione, ovvero degli iscritti, perché siamo arrivati a 20.000 iscritti e li abbiamo anche superati. Io sono veramente molto contenta di questo, cioè grazie infinite, perché non avrei mai sperato di arrivare a un tale risultato. So che tutti dicono così, però è vero, cioè uno quando si mette su YouTube non è che pensa un anno e sono 20.000, assolutamente, anzi. Quindi sono veramente molto molto contenta. Per questa ragione ovviamente ci sarà un bel giveaway, e lo sto preparando, cioè l'ho preparato. Questo Get Ready With Me è video per prepararmi a fare il video del giveaway, quindi sappiate che sarà online molto presto. E boh, niente, questa è la giornata. Ok, ho aggiunto anche un po' del viola scuro e adesso però voglio fare una sorta di cut crease, quindi mi fermo qua e taglio col correttore, così almeno iniziamo anche a mettere qualche colore più chiaro. E per farlo utilizzo il pennello, questo qua, 5, 2, 3, 4, sempre di questi qua. Voilà. Adesso vado a fissare prima di tutto il correttore con un ombretto magari da questa qua, con quello più chiaro e un pennello un po' piatto. In realtà è leggermente rosato e shimmer, ma ci sta in realtà per quello che volevo fare. Sono veramente molto morbidi questi pennelli, mi piace molto, molto molto. A parte proprio il packaging rose gold e crema è molto carino, però anche le setole sono morbide. Intensifico ancora un pochino il viola con un pennello a penna, e proprio lì dove ho fatto il taglio della crease vado a mettere il colore e sfumarlo bene. Comunque, come vedete, io non riesco a fare il Get Ready With Me perché poi mi devo concentrare a truccarmi e non parlo, però volevo anche invece aggiornarvi sulla questione cure mediche, perché vabbè, se avete visto il mio video sapete di cosa sto parlando. Mi si sta scaricando la videocamera, quindi metto l'altra batteria e torno. Ok, I'm back.
Dicevo, se avete visto il mio video che si chiama Cosa mi è successo, lo sapete, se no andate a vederlo, poi tornate. Comunque, volevo aggiornarvi appunto sulle, non so, sull'evoluzione di questa storia, cioè come si sta risolvendo. E nel frattempo vado a mettere, con sempre questo pennello, vado a mettere un po' di questo qua nell'outer V dell'occhio. In pratica, io in questo momento, quando voi vedrete il video, sarò con ogni probabilità o in ospedale o a casa dei miei, in isolamento perché avrò fatto la cura, quella radiometabolica, in cui semplicemente cosa succede? Io verrò ricoverata tra 3 giorni, oggi è venerdì, lunedì 24, verrò ricoverata in ospedale e mi verrà somministrata una pastiglia di iodio radioattivo, perché lo iodio è quello che viene metabolizzato proprio dalla tiroide, che servirà per proprio ad andare, come ve lo spiego, andare a uccidere qualsiasi cellula maligna che ancora potrebbe esserci nel collo, per essere proprio sicuri che il tumore non ricompaia, non si, insomma, non abbia lasciato tracce in nessun caso. Ovviamente, essendo una cura cioè a base di radiazioni, non si può, cioè, non si può fare in giro, cioè devi essere per forza ricoverato in un ospedale specializzato per farlo, e poi bisogna stare lontani da soprattutto dalla gente giovane, dalle donne incinte, dai bambini, eccetera. E quindi per quello poi mi ritirerò in eremitaggio dai miei genitori che tanto vivono in campagna, quindi anche meglio, starò all'aria aperta, probabilmente pioverà sempre. E quindi vi volevo aggiornare su questa questione, appunto, questa questione d'italiano. Sono tranquilla perché comunque ormai non è più niente di pericoloso. Comunque questa palette mi piace un sacco perché ha dei colori con il sottotono freddo bellissimi. Adesso ho messo questo qua su tutta la palpebra. E questo qua, praticamente nell'angolo interno, questo qua in realtà è tipo più satinato che shimmer, però mi piace. E sono belli perché appunto hanno un sottotono rosato freddo che con i miei capelli in realtà sta bene, quindi questo è il succo del discorso che volevo spiegarvi. Diciamo che metterlo in un video Get Ready With Me è più semplice. Questa cosa di aver fatto prima gli occhi, cioè mi scombussola la giornata, che voi non potete capire quanto. Io sono una persona molto abitudinaria, quindi questa cosa mi sconvolge un pochino l'esistenza. Ok, ora ovviamente vado a mettere l'eyeliner. Come eyeliner vado a mettere ovviamente il Tattoo Liner di Kat Von D, che intanto mi avete chiesto di dirvi se si scarica, ma non so, il mio ancora no, anzi funziona perfettamente, però perché io lo tengo all'ingiù. Cioè, quando lo ripongo, lo chiudo, lo metto all'ingiù e stando in giù non si scarica mai la punta. Ma questo l'ho fatto sempre con tutti i cosi in penna. Infatti non li ho mai scaricati del tutto, perché comunque rimangono abbastanza bagnati. Questo più che altro rimane bello carico proprio mentre lo stai usando, mentre gli altri si scaricano mentre li stai usando. Questo no. Ok. Non so cosa si vede là, però mi piace molto, devo dire. Mi posso ritenere soddisfatta. Adesso in realtà passo alla base e poi finisco gli occhi dopo. E adesso vi parlo di una novità, perché, cioè, vabbè, anche le altre erano novità se non le avevate mai viste comunque. Però vi parlo di una novità Neve Cosmetics, perché Neve Cosmetics ha fatto le spugnette, le trucco spugne, ovvero le spugnette per truccarsi. Questa è la Blending Drop e questa è la Blending Stamp. E io ovviamente ho già usato la Blending Drop, come potete vedere, perché è più grande ed è sporca. Invece questa qua non l'ho ancora neanche mai bagnata. Comunque vi posso già dare poi qualche info, però volevo farvi vedere effettivamente quanto diventano grandi queste spugnette, perché io sono rimasta sconvolta, cioè. Così è normale ed è anche parecchio dura da premere, infatti mi spaventava un po' all'inizio questa cosa, ma poi adesso vedrete quanto diventa grande, ho qua l'acqua e la stavo per rovesciare ovviamente su tutto ciò che è davanti. Sono spugnette molto dense, secondo me non hanno proprio la stessa composizione per esempio di quella di Real Techniques. Ok, vedete quanto è diventata grande? Cioè è veramente gigante. Non tornano poi dure come prima, sono molto dense, però appunto non tornano dure come prima. Sono molto diverse da, per esempio, questa qua di Real Techniques, che questa qua adesso è asciutta ed è comunque super soffice, questa qua invece comunque rimane abbastanza dura.
Da quel punto di vista sul viso non è il massimo, perché sembra un po' di darsi dei colpi. Però effettivamente il fatto che sia così densa trovo che aiuti a non succhiare via tanto prodotto come invece per esempio quella di Real Techniques, perché quella di Real Techniques se ne mangia veramente tanto. Questa qua molto meno, è meno piacevole sulla pelle perché appunto è un po' più dura. Fa secondo me un buon lavoro, cioè io l'ho usata già due volte e comunque mi è piaciuto come è applicato il prodotto. Non so se mi piace più di quella di Real Techniques, forse preferisco comunque quella. E io la Beauty Blender originale non l'ho mai avuta, l'ho provata ma non l'ho mai presa, proprio perché in realtà io mi trovo veramente super bene con quella di Real Techniques, cioè io la amo questa spugnetta, e quindi non ho mai sentito la necessità di cambiare. Tra l'altro vi volevo far vedere un altro fondotinta oggi, cioè adesso sto usando quello di LA Girl. Io ho comprato quello di NYX, quello, il Total Control, quello lì. Però il problema è che quello con la spugnetta, cioè non lo userei mai, perché essendo super liquido quello, secondo me uno appoggia, cioè uno anche mettendoselo sul viso, spalmandolo, se uno appoggia la spugnetta se lo beve tutto e voi il vostro fondotinta non ce l'avete. Dato che vi volevo mostrare queste, allora quella là, quel fondotinta ve lo farò vedere in un altro video. E come differenza in realtà penso che cambi solo la forma, cioè questo qua è un po' più piatto sotto, quindi volendo è meno tondeggiante, però al di fuori della forma non mi sembra che cambi qualcosa, perché la composizione è proprio la stessa, cioè il materiale è lo stesso identico. Poi se vedete i miei capelli strani è perché sto cercando di tornare al bianco, cioè al platino, e quindi non sto più facendo il rosa, ma sono un po' ovviamente a macchie, quindi anche lì vedremo, non so bene, non ho ancora deciso cosa farò dei miei capelli. Comunque una delle ragioni per cui faccio sempre prima la base è perché io poi ho l'abitudine di mettere il fondotinta anche sugli occhi, quindi ora devo fare molta attenzione a non rovinare tutto mettendola anche sulle palpebre, e quindi dovendo fermare questo video, buttare tutte le clip e ricominciare da zero. Ecco, una cosa che forse di questa non mi piace è che qua in punta è troppo larga per andare a prendere il correttore, quindi devo usare questa. E comunque vado a metterne un pochino più aranciato per le occhiaie e poi vado a mettere quello di Kat Von D più chiaro per illuminare poco, perché è pastosissimo e super coprente. E come immaginavo, io a penso metà del video ho già esaurito tutte le cose che, di cui volevo parlarvi, che volevo dirvi eccetera, quindi per questo io non giro i Get Ready With Me, perché esaurisco gli argomenti subito. Poi non so di cosa parlare, quindi inizia a diventare imbarazzante. Sapete come quando tipo siete in ascensore con qualcuno che conoscete ma non conoscete tanto bene e quindi non sapete cosa dire, ma dovete aspettare che la corsa sia finita, e quindi finisce che parlate del tempo, non ci sono più le mezze stagioni, queste cagate qua. Però io non è che posso assillarvi l'anima dicendovi queste cose, giusto? Ora torno a usare i miei nuovi pennelli perché devo fissare tutto con una cipria che ho preso, sì. In realtà quello sotto gli occhi l'ho fisso con questo pennello super strano. Sembra un enorme pennello per correttore. Però che in realtà come forma non è male per andare esattamente qua. Ok, questo pennello per il bronzer mi piace veramente molto perché è molto soffice, molto grande, non troppo denso, per cui non fa le chiazze, ma anzi lo sparge molto bene, lo diffonde, come vedete. Piace, mi piace molto. Invece ho due prodotti di neve che, per cui anche sono molto contenta perché me li hanno inviati, io non lo sapevo. Mi hanno inviato l'ombra luce shadow e l'ombra luce light, che sono una polvere minerale per il contouring e un illuminante minerale appunto in polvere. Allora, io ho provato l'illuminante, dovete poi vederlo. Adesso prima provo questo, che invece non l'ho ancora neanche provato sul... l'ho solo sbocciato velocemente sulla mano, ma voglio vederlo sul viso, quindi ne butto un po' nel coperchio, non so quanto ce ne vada. Sempre il pennello di questo set, questo è il 5-2, ah, il set che mangia 5-2-3-4, perché si chiamano tutti uguali questi pennelli. Beauty Curve. Sbriciolo un po' la polvere, mi sembra che stia tagliando la cocaina in realtà. E batto ancora via l'eccesso e poi sfumo verso l'alto in maniera ossessiva finché non viene un contouring bello sfumato e non così. Ha un colore strano, nel senso che è un pelino
rossastro su di me, ma vi dico che non mi dispiace. In realtà poi alla fine non è venuto male, e questo pennello lo uso anche per fare un po' di contouring al naso. E adesso invece voglio mostrarvi l'illuminante, perché quello invece è una cosa pazzesca, ma pazzesca davvero. Il colore è questo qui, è tipo un rosa champagne. E io in questo set ho anche il pennello, questo qua a ventaglio, che secondo me potrebbe andare bene. Cioè, rendiamoci conto, è veramente super riflettente. Come blush, per mantenere sempre le tonalità un po' fredde, metto Calm di sempre di NYX Cosmetics. Adesso vado a fare la rima inferiore. Vado a prendere un po' di questo qua, tipo un grigio malva, che ci sarà perfettamente. Ora vado a mettere magari una matita faux white di NYX nell'interno dell'occhio, magari quella lilla, mascara, e poi le ciglia finte sempre di Pure Derm. Queste qua sono le All Bell, che sono così. Vabbè, le vedrete addosso e torno. Ok, io credo di avervi fatto vedere tutto quello che dovevo farvi vedere, e ora devo decidere cosa mettere sulle labbra. Sono indecisa tra Ordinary Babe di Mulac, che è nuovo, lo amo, l'avete già visto milioni di volte su Instagram, perché praticamente metto solo più questo, quindi sta già vincendo. Poi Vanguard, sempre di Mulac, però scuro, oppure French Made di NYX. Però secondo me io andrò con Ordinary Babe, perché potete capire, questo rossetto è tutto, è tutto. È il loro rossetto per per il terzo anniversario di Mulac, e questo rappresenta il terzo anno, e io lo adoro, quindi basta, metto questo. Io adoro l'odore dei rossetti di Mulac, è bellissimo, buonissimo, metto questo. E voilà, questo era il Get Ready With Me di oggi. Spero che non vi abbia annoiato troppo, e insomma era per darvi un po' un update di prodotti e vita. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con Ordinary Babe, perché è bellissimo, è veramente stupendo, cioè è il colore perfetto per me, e ne ricomprerò 15, mi sa. Mentre voi guarderete questo video, io sarò probabilmente in ospedale o a casa, quindi wish me good luck, e noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out. Nelle puntate precedenti. Spero che non vi abbia... Vabbè, Gaia, parlo.